ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Sto registrando anche oggi qui a casa nuova. Ormai praticamente tutti i video che sto facendo e che sto caricando sul canale li sto registrando qui ormai a casa. Non sto facendo più nulla. Oggi insieme a voi voglio provare a fare i biscotti a forma di omino di pan di zenzero per il Natale, visto che ormai mancano pochissimi giorni a Natale. Quindi voglio provare a farli, speriamo escano bene. Ho preso anche i coloranti alimentari perché voglio poi decorarli e vi lascio magari poi anche la ricetta se escono bene. Quindi in questo modo vi faccio vedere meglio anche la cucina, che ancora nel dettaglio non ve l'ho fatta vedere. Questo attualmente è il tavolo della sera da pranzo, completamente incasinato. Ci sono un po' di cose. Qui abbiamo gli ingredienti per fare i biscotti, qui ci sono i bicchieri che ho preso da IKEA per il vino che non avevamo, ho preso altri piatti, poi sono stata da Casa Shop, che è un negozio bellissimo, che tiene cose per la casa davvero stupende. Ho preso alcune cose per la cucina. E detto questo, iniziamo a preparare l'impasto, perché dovrà riposare per ben 2 ore. Quindi iniziamo. Vi faccio vedere meglio le cose che ho preso da Casa Shop. Sono tutte cose dedicate alla cucina. Ogni volta che mi viene in mente qualcosa, la vedo nei negozi, l'acquisto, perché praticamente ci mancava tutto. Quindi man mano che mi vengono in mente le cose, le compro. Ho preso questo guanto da utilizzare per togliere ovviamente le teglie dal forno, per non scottarci le mani. Mi piaceva molto perché è tutto così azzurro in gomma. E della stessa linea ho preso il tagliapizza, mi piacciono un sacco questi colori, l'azzurro e il grigio abbinati insieme. E poi sempre della stessa linea ho preso anche delle forbici, perché non avevamo delle forbici da usare in cucina. Questa linea non costa poco in realtà, perché ad esempio queste forbici le ho pagate 5 euro, okay, che sono grandi, però non è proprio poco. Poi ho preso ovviamente il mattarello in legno, che mi servirà per andare a stendere l'impasto dopo, altrimenti sarebbe stato molto molto complicato. Poi ho preso per la vigilia di Natale questi tovagliolini da utilizzare durante la cena e anche per il dolce. Mi piacciono molto perché hanno la scritta Elio, mi piacciono i colori, quindi ho preso questi. E poi ho preso giusto 2 decorazioni da utilizzare sempre in cucina. Ho preso questi bastoncini con gli hamburger, perché cuciniamo tantissimi gli hamburger ormai, anche se ha imparato a farli da solo ed è diventato molto molto bravo. Quindi questi per quando facciamo gli hamburger, per fare qualcosa di carino. E poi sempre per la vigilia di Natale ho preso i bastoncini, gli stuzzicadenti, con la decorazione super natalizia, ovvero c'è questa rena dorata con il nasino rosso, con questo pompone rosso. Sicuramente questi li utilizzerò per i salatini, gli antipasti, le olive, cose così. Adesso preparo tutti gli ingredienti che ci servono per l'impasto. Questi li spostiamo. Questi sono tutti gli ingredienti che servono per l'impasto, quindi ci serve la farina, il burro, un tuorlo, la buccia del limone grattugiata, una bacca di vaniglia, i semi di bacca di vaniglia e lo zucchero. Vi lascio le dosi scritte qua sotto nell'info box. Adesso vado a pesare tutto con la mia nuova bilancia che ho preso su Westwing. In realtà non è grandissimo, guardate in confronto alla mia mano o in confronto al mio cellulare. Non è grande, però la trovo davvero deliziosa, bellissima anche da lasciare semplicemente a vista sulla cucina. Adesso peso tutti gli ingredienti, poi procediamo con l'impasto. Ho pesato tutti gli ingredienti. Come prima cosa vado a setacciare la farina, un po' è uscita ma facciamo finta di niente, e setacciamo per bene. Servono 200 grammi di farina, farina 00. Nel frattempo stiamo anche grattugiando la buccia del limone e si sente un profumo di limone pazzesco. Adesso prendo il burro, servono 100 grammi di burro, e lo taglio a pezzettini. L'ho lasciato fuori dal frigorifero un pochettino per renderlo più morbido, quindi più facile da lavorare. Vado ad aggiungere lo zucchero, 100 grammi di zucchero, la buccia grattugiata di un limone e i semi della vaniglia. Anche questi fanno un profumo, ragazze, buonissimo. E ora vado a lavorare con le mani tutti gli ingredienti. Una volta fatto questo, si va ad aggiungere un tuorlo d'uovo. Quindi separo ovviamente l'albume dal tuorlo e lo aggiungo. Sto andando adesso ad incorporare per bene il tuorlo all'impasto di burro, zucchero, vaniglia e buccia di limone. E ora molto rapidamente bisogna andare ad aggiungere la farina
al composto. Non bisogna neanche mescolare troppo gli ingredienti, non bisogna lavorare troppo l'impasto, ma deve essere una cosa abbastanza veloce. Quindi aggiungiamo velocemente tutta quanta la farina precedentemente setacciata e adesso andiamo a mescolare il composto. Per praticità vado a versare tutto il composto sul piano di lavoro perché secondo me riesco a lavorarlo meglio. E lavoriamo l'impasto. Ripeto, da quello che ho letto nella ricetta non bisogna impastare troppo l'impasto, non bisogna lavorarlo troppo. Quindi una volta che è amalgamato lo lasciamo riposare per 2 ore, facendo andare briciole da tutte le parti. Il profumo promette bene, perché c'è davvero un profumo pazzesco di limone e vaniglia. Non vedo l'ora di assaggiarli. Ok, secondo me così adesso può andare, sì, direi di sì, perché il composto è bello compatto. Ok, non usciranno in realtà tanti biscotti, credo, perché il composto mi sembra grandissimo. Comunque adesso lasciamo riposare l'impasto per 2 ore. Mi sono appena resa conto che non ho la pellicola per andare a impacchettare, diciamo così, l'impasto. Che tra l'altro, ragazzi, starei qua ore e due ad annusarlo perché ha un profumo davvero buonissimo. Ho soltanto la carta stagnola, però credo di aver trovato un rimedio. Vado ad utilizzare la sacca poche, questa è usa e getta, che comunque è in plastica, quindi secondo me è la soluzione migliore, perché con la carta stagnola sinceramente non sono del tutto convinta. Quindi adesso vado a mettere in frigorifero l'impasto per almeno 2 ore, io lo terrò 2 ore, non di più. Ok, direi che così può andare, sembra proprio fatto apposta per contenere l'impasto. Adesso vado a metterlo in frigorifero. Intanto che aspetto che l'impasto riposi per bene, vado prima a pulire la cucina, poi vi faccio vedere un po' di prodotti, di pacchettini che mi sono arrivati in queste ultime settimane e che ancora non vi ho fatto vedere. Mi sono messa bella comoda qui nella mia futura postazione video, che non vedo l'ora di completare. Probabilmente sentirete anche un po' di rimbombo perché la stanza non è ancora completamente arredata. Comunque, intanto che aspetto queste 2 ore, che secondo me tra l'altro sono tantissime, ho preparato tutti i prodotti che quindi vi faccio vedere, mi sono arrivati nelle ultime settimane. E poi devo tenere anche monitorato l'orologio, perché devo andare a prendere mia sorella in stazione, perché ogni weekend torna a casa. Ormai da qualche mese si è trasferita a Venezia, sta facendo l'università lì, però il weekend, insomma durante, nel fine settimana, torna sempre a casa. Visto che è la stazione più vicino, vado a prenderla io. Tra l'altro fra pochissimo ha gli esami, i suoi primi esami, infatti l'ho fatto conoscere un sito dedicato agli studenti, specialmente a quegli studenti sotto esame. Mi ricordo ad esempio Steve quando faceva l'università, io non l'ho fatta, però lui sì, e quando doveva studiare per gli esami era sempre molto sotto pressione perché c'erano tantissime cose da studiare, tantissimi appunti da fare, quindi era sempre un po' sotto pressione, sì. E visto che anche lei adesso dovrà iniziare a dare i suoi primi esami a gennaio, ho fatto conoscere questo sito, che personalmente non ho utilizzato non avendo fatto l'università, però per quello che sta utilizzando lei mi sembra davvero molto contenta. Sto parlando di Doxity, vi lascio comunque il link sotto nell'info box se volete andare a scoprire più nel dettaglio di cosa si tratta. In sostanza si tratta di una piattaforma che permette lo scambio di conoscenza e dà supporto allo studio, cosa secondo me è fondamentale per gli studenti. Infatti all'interno di questo sito ci sono tantissime sezioni che potete consultare, che potete utilizzare. Ad esempio avete la possibilità di scaricare documenti, avete la possibilità anche di consultare delle domande, quindi se avete qualche dubbio andate nella sezione domande, quindi potete trovare la risposta alle vostre perplessità. C'è la sezione quiz card che hanno introdotto da poco ed è secondo me davvero un grandissimo aiuto per gli studenti sotto esame, perché all'interno di questo sito avete la possibilità di scaricare dei documenti, degli appunti di altri studenti, quindi vi trovate già gli appunti fatti, cosa secondo me fantastica, perché io ricordo mia sorella anche durante le superiori perdeva pomeriggi interi soltanto per fare gli appunti, per sintetizzare, e quindi secondo me trovarsi già degli appunti fatti è un grandissimo, grandissimo aiuto, perché si risparmia un sacco di tempo. Quindi potete scaricare documenti all'interno di questo sito, che poi potete tranquillamente salvare sul vostro computer e studiarveli con tutta calma. I documenti si possono scaricare in 2 modi diversi: o utilizzando i punti che avete all'interno del vostro account, e i punti li ottenete semplicemente condividendo a vostra volta i vostri documenti, i vostri appunti all'interno della community. Quindi più supporto date alla community, più punti ricevete, e quindi poi più
più documenti a sua vostra volta, potete scaricare tutto un giro così. Altrimenti c'è la possibilità di abbonarsi a questo sito, ci sono 3 abbonamenti differenti. Ovviamente quello che conviene sicuramente di più è l'abbonamento annuale, vi costa 4,99 € al mese e potete sfruttare il sito a 360 gradi, potete scaricare qualsiasi tipo di documento, vedere qualsiasi cosa. Poi c'è l'abbonamento trimestrale che invece costa 9,99 € al mese. E poi c'è l'abbonamento mensile che costa 15,99 € al mese, quindi se volete provare un mese per vedere come vi trovate, comunque costa 15,99 €, quindi secondo me alla fine conviene fare l'abbonamento. Anche perché ormai, se ci pensate, abbiamo gli abbonamenti per qualsiasi cosa, per Spotify, per Netflix, quindi non bisogna rinunciare a un abbonamento per l'università per avere appunto la possibilità di scaricare dei documenti e quindi risparmiare molto molto tempo prezioso. Inoltre all'interno di questo sito c'è anche appunto, come vi dicevo prima, la sezione quiz card. In sostanza si tratta di dove potete praticamente visualizzare delle domande e delle risposte. Sia le domande che le risposte sono pensate da tutor certificati e sono praticamente le stesse domande che possono poi farvi all'esame, quindi anche qua grandissimo aiuto trovare delle domande molto molto simili, sono quasi le stesse che poi vi fanno durante l'esame. Quindi potete vedere la domanda, rispondere, poi vedere se la vostra risposta è stata corretta, oppure potete fare semplicemente un ripasso, quindi vedere direttamente domanda e risposta e quindi semplicemente ripassare così. Sicuramente questo è un grandissimo, grandissimo aiuto. Io personalmente approfitterei di questo servizio proprio perché, ripeto, immagino lo stress di essere sotto esame, poi gli esami arrivano sempre tutti nello stesso momento, quindi è sicuramente un grande aiuto, anche perché potete consultarvi con altri studenti, anche nella sezione domande, le domande vengono fatte da degli studenti come voi e se rispondete alla domanda di quello studente prendete altri punti per scaricare documenti, oppure voi potete fare le vostre domande e ricevere la risposta, consigli, insomma, risposte da altri studenti come voi. Un'altra cosa fantastica che mi stava sfuggendo, poi passo ai prodotti, potete anche cercare la vostra materia o il vostro professore, addirittura i professori nella barra della ricerca, mettete nome e cognome del vostro professore e ci sono tutte le lezioni o comunque appunti dedicati a quel determinato professore e alla sua materia. Quindi io ve lo consiglio, comunque vi lascio qua sotto nell'info box tutti i dettagli, il link al sito e poi con calma se volete andare a curiosare, secondo me è un grandissimo aiuto. Detto questo, passiamo ai prodotti che mi sono arrivati. Ho ricevuto questo pacco da Pixi, si vede? Forse sì, forse no, dove all'interno ci sono un po' di prodotti di skincare. Ta-da-da-da, eccoli qua. No ragazze, mi sono appena accorta che non ci sono le lucine dietro accese. Le devo assolutamente accendere perché rende il video ancora più carino. Ok, lucine accese, possiamo riprendere il nostro discorso. Allora, all'interno del pacco di Pixi c'è un detergente viso illuminante che non ho mai provato, mi incuriosisce davvero parecchio. Poi c'è un tonico alle rose, io adoro il classico tonico di Pixi, che è questo, il Glow Tonic, è fantastico, lo potete trovare adesso anche da Sephora, e ve lo consiglio, è il mio preferito. Questo ancora non l'ho provato, questo è alle rose, però anche questo mi incuriosisce parecchio. Poi c'è questo, che è un altro tonico, ho praticamente fatto scorta di tonici. E l'ultimo prodotto di Pixi è questo balsamo sempre alla rosa, è un balsamo illuminante che va a diminuire i segni della stanchezza dal viso. Questa l'ho già provata e l'ho già anche terminata, quindi stay tuned. Tutti i prodotti contenuti all'interno di questo pacchettino mi sono stati mandati come idea regalo per il Natale, come gift guide, e abbiamo questo set di Aveda, c'è il balsamo e il balsamo, sì, e lo shampoo al profumo di realizzato con ciliegia e mandorla, e il profumo di questi prodotti, ragazze, è buonissimo, sente tantissimo la ciliegia. E poi arriva il retrogusto, cioè si sente in un secondo momento la mandorla, buonissimi, non vedo l'ora di provarli. Poi ho ricevuto da Estée Lauder il famosissimo siero da notte riparatore, questo l'ho già usato, l'ho già terminato, mi è piaciuto tantissimo. Poi ho ricevuto la famosissima maschera
idratante di Clinique. Questa non l'ho mai provata, però ne parlano tutti benissimo, quindi appena termino quella che sto utilizzando passo a questa perché mi incuriosisce davvero davvero tanto. Poi ho ricevuto due prodotti di make up da Smashbox. Ho ricevuto il mascara Super Fun, che non ho mai provato, quindi sono curiosa. Poi ho ricevuto da Estée Lauder un liquid lip color, quindi un rossetto nella tonalità 311. Vediamo un po', ecco qua. È questo bellissimo rosso metallizzato. Wow, questo è pazzesco, deve essere pazzesco per il Natale, per le festività. Poi ho ricevuto da MAC lo spray fissante per il make-up, l'ho già provato, non l'ho ancora terminato perché dura davvero un'infinità, questo è il classico. Adesso io sto utilizzando quello al cocco, mi piace un sacco, sono davvero fantastici questi fissanti per il make-up. E poi questo profumo di Clinique, che ancora non ho aperto. Sentiamo com'è. Non l'ho mai visto, quindi sono curiosa di sentire la sua profumazione. Questo è il pack, tutto completamente nero, molto molto minimal. Sentiamo. Si era interrotta la videocamera perché avevo la batteria scarica e nel frattempo, intanto che ho aspettato, sono andata a mettere il rossetto di Estée Lauder, questo qui che adesso non ho più qui, l'ho lasciato in giro. È questo rossetto liquido metallizzato, mi piace tantissimo l'effetto, lo trovo davvero perfetto per le feste, per il Natale e perché no anche per Capodanno. Adesso sistemo tutto, riorganizzo per bene, poi aspetto che devo finire i biscotti e devo preparare anche la glassa. Quindi forse è meglio andare a vedere la ricetta, perché pensavo o di decorarli, di glassarli con del cioccolato fuso fatto sciogliere a bagnomaria. Sì, cioccolato fuso, cioccolato bianco fatto sciogliere a bagnomaria e poi utilizzare magari qualche colorante alimentare per rendere il biscotto più carino. Oppure volevo fare proprio una glassa, diciamo, sempre colorata, però utilizzando lo zucchero a velo e gli albumi. Però non so se sono capace, ci devo provare. Sono passate finalmente le 2 ore di attesa, il nostro composto è pronto. Adesso vado a stendere il composto utilizzando anche un po' di farina sul piano di lavoro per non far attaccare l'impasto alla cucina e poi vado ad utilizzare questo graziosissimo stampino a forma di omino di pan di zenzero. Farò tutti i biscotti con questa forma. Vado ad accendere il forno a 180 gradi perché poi i biscotti dovranno cuocere per una decina di minuti. Ok, sono andata a stendere l'impasto. Non l'ho steso più di così perché ho paura che poi i biscotti risultino troppo sottili. Volendo potevo tenerlo anche un filo più alto. Comunque adesso vado a creare tutti i miei biscottini. Il forno è già pronto. Che poi ho paura di non farcela con i tempi perché fra poco devo andare a prendere mia sorella, quindi mi sa che la decorazione di questi biscotti non ci sarà mai e resteranno così senza niente. Con questa dose comunque non escono chissà quanti biscotti, usciranno una quindicina di biscotti a far tanto, però sono davvero graziosi anche visti così, non ancora cotti, sono troppo belli. E voilà, la prima teglia di biscotti è pronta per essere infornata. Ok, la prima teglia è pronta. Vediamo un po'. Sì, direi di sì, perché sennò si bruciano, quindi andiamo a toglierli. Voilà, che belli! Seconda teglia infornata. Anche la seconda teglia è quasi pronta, quindi fra poco li sforno, li lascio riposare un attimino, poi devo andare a prendere mia sorella in stazione, quindi appunto come temevo non riesco a decorarli, però secondo me le opzioni sono o si fa sciogliere il cioccolato bianco, si utilizza il colorante e poi si fanno gli occhietti bottoncini, oppure si utilizza quella che volevo fare io, la glassa, quella un po' più seria, quindi con gli albumi, lo zucchero a velo e il colorante alimentare, oppure semplicemente utilizzando gli Smarties, cosa che non ho, magari quelli più piccolini. Anche
perché i biscotti che ho fatto io in realtà non sono grandissimi, quindi servirebbero gli Smarties più piccolini, ma non ce li ho. E quindi restano così incompleti, anche se secondo me sono davvero molto belli lo stesso e immagino che siano anche super buoni perché c'è un profumo pazzesco. E per le più fortunate che hanno seguito il video fino ad adesso, c'è un giveaway in corso. All'interno di questo pacchettino ho messo un po' di prodottini che riceverà una di voi partecipando appunto al giveaway. Le regole sono semplicissime, ovvero dovete essere iscritti al canale e lasciare un commentino qua sotto. Io il 25 di dicembre sceglierò la vincitrice, che poi contatterò privatamente. Magari mettetemi anche il vostro account di Instagram qui sotto, così poi vi contatto in direct su Instagram per chiedervi l'indirizzo per poter spedire la vincitrice. È solo una, però ci tenevo a fare un regalino di Natale almeno a una follower, quindi ho fatto un pacchettino. Adesso vi faccio vedere tutti i prodotti che ho scelto per voi. Questi sono tutti i prodotti in palio nel giveaway, quindi ci sono queste due salviettine, sette salviettine di Mercy Andy da tenere in borsetta. Poi c'è il lip scrub di Puro Bio e il lip cream, quindi abbiamo lo scrub labbra e la maschera per labbra. Poi il balsamo di Pixi, il tonico famosissimo, sempre di Pixi, e poi di Benefit c'è questo gel fissante per sopracciglia colorato, è un gel fissante azzurro, quindi questi sono tutti i prodotti in palio. E ripeto, per vincere questi prodottini le regole sono davvero semplicissime, quindi essere iscritti al canale, lasciare un commentino qua sotto con il vostro, oltre al commento anche il vostro nickname di Instagram. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto e che anche questa sorpresa per Natale vi sia piaciuta. Iscrivetevi al canale per non perdere tutti i miei prossimi video, mettete un bel pollice in su se questo video vi è piaciuto. Io vi mando un grandissimo bacio, vi auguro tantissimi auguri di Natale, perché questo probabilmente sarà l'ultimo video che caricherò prima del Natale, quindi tanti auguri di cuore a tutte voi e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!